Perché rischi di buttare via dei soldi se compri un apparecchio acustico?
Eccoci qui ragazzi, siamo online. Eccoci qui. Parto un secondo con la webcam, un minutino prima, così ho il tempo di aprire il gioco, settare un po' di cose e partire all'interno. Ok. Purtroppo non sono ancora riuscito a sistemare il problema delle musiche. Però come per la scorsa live, nel caso le facciamo partire manualmente. Nessun problema, nessun problema. Comunque, e là, salve a tutti, sono ThePenny96 e benvenuti in questa nuovissima live col secondo episodio di Undertale. Quindi, fatemi mettere il gioco. Eccoci qui. Ambarabacci ciccoccò, eccolo qua. Si vede? Ok, un po' piccolino, adesso lo mettiamo grosso, ecco qua. Posso ragazzi, possiamo cominciare. Facciamo continuo, intanto oggi la musica va giusta, ve l'abbasso anche un po' in live, se no me sentite più. Ok. Allora, c'eravamo rimasti, ancora questo c'eravamo rimasti, mi sono fissato. C'eravamo lasciati qui. Tra l'altro mi sono dimenticato di mettere i bordi alla live, la prossima lo sistemiamo, dai. Allora, andiamo da Papyrus. Lassù non c'era niente di interessante, comunque parliamo con lui. E così sei di nuovo qui a reclamare il tuo appuntamento. Devo interessarti davvero tanto. Vorrà dire che ti porterò in un posto speciale, un posto in cui passo molto tempo. Ma questa cosa non è mai successa? Ah no, 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 ok, dopo torna indietro a casa sua, giusto, giusto. Come al solito mi dimentico un po' le cose che non ci gioco da tantissimo. Casa mia! Ok, entriamo. Oh, la musica qui non sta funzionando, quindi ci armiamo di armi e bagagli e facciamo al volo così. Ok. Posso. Oh, saltiamo molto velocemente tutta questa parte. Ti do il benvenuto nella mia casa. Fa con calma e divertiti. Oh, no, mi sa che dobbiamo per forza. Ah, geniale, no? Ho aumentato l'altezza del lavandino. Ora posso metterci sotto più ossi. Dà un'occhiata. Questa cosa non me la ricordavo. Cosa? Prendi quel cane impiccione. Maledizione. Ovviamente Sansa con la trombettina. Ciao Matteo, tutto a posto, grazie. E tu? Sans, smettere di tediarmi con accompagnamenti musicali. Oh, se non sbaglio, possiamo andare molto velocemente in camera sua. Questa è camera mia. Se hai finito di guardare in giro, potremmo entrare e fare qualsiasi cosa. Faccio una coppia, un appuntamento. Entri nella sua stanza? Sì. Così facciamo molto molto velocemente tutto. Quindi, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Certo che iniziamo l'appuntamento. Ok, inizio appuntamento. Ok, vediamo se parte da sola la musica. Se no la facciamo partire noi. Ok, parte da sola, ok. Eccoci qua, all'appuntamento. In realtà non ho mai fatto nulla di simile prima d'ora. Ma niente paura, non puoi dire preparato senza dire molte lettere del mio nome. Ho rimediato una guida ufficiale per appuntamenti dalla biblioteca. Siamo pronti per divertirci alla grande. Ditemi ragazzi se il volume del gioco è giusto o se lo devo abbassare un pochino. Vediamo. Punto 1. Premi C per far comparire le info appuntamento. Eccolo qua. Ok, forse devo abbassare poco poco. Scusate un secondo. Ah minchia, è già abbassato. Ok. Se no non mi sento, non sento neanche i miei pensieri perché io ce l'ho altissimo. Mi sento così informato. Penso che siamo pronti per il punto 2. Punto 2. Ditemi così se va bene o se devo abbassare ancora un pochino. Punto 2. Chiedere di uscire insieme. Umano, io, il grande Papyrus, uscirò insieme a te. Gli rispondiamo ovviamente di sì. Davvero? Quindi vuol dire che è tempo per il punto 3. Punto 3. Vestiti bene per mostrare che ci tieni. Aspetta un attimo. Vestiti? Quel cerotto che ti sta attaccato.
Stai indossando dei vestiti proprio adesso! E non solo! Anche prima avevi addosso dei vestiti! No! Può essere? Volevi un appuntamento con me fin dall'inizio? Ovviamente sì. No! Hai pianificato tutto! Sei molto meglio di me negli appuntamenti! No! La tua potenza di appuntamenti! Quanto è stupido quest'uomo. Non pensare di avermi battuto. Io, il grande Papyrus, non sono mai stato battuto negli appuntamenti. E mai lo sarò. Posso facilmente starti dietro. Vedi, anche io posso indossare abiti. Difatti, indosso sempre i miei abiti speciali sotto quelli normali. Giusto in caso che qualcuno mi chieda un appuntamento. Ammira! Eccolo qui. Con la scritta tipo figo sulla maglietta, cioè cosa stiamo parlando? Nie, che ne pensi del mio stile segreto? Lo adoro. No! Un complimento sincero! Comunque, non comprendi davvero il potere nascosto di questo costume. E quindi, ciò che hai appena detto non conta. Questo appuntamento è giunto alla sua fine. A meno che tu non trovi il mio segreto. Ma ciò non succederà. Il segreto ovviamente è nel suo cappello. Il cappello? Il cappello. Il cappello! Niehehe! Eccolo qui. Bene allora, hai scovato il mio segreto. Immagini di non avere scelta. È un regalo. È un regalo solo per te. Aprilo. Ovviamente gli spaghetti. Lo sai che cos'è questo? Ovviamente lo sappiamo. Spaghetti. È ciò a cui stavi pensando, vero? Giusto. Ma oh, sbagliatissimo. Questa non è la solita pasta. Questo è un lavoro d'artigiani, spaghetti di seta invecchiati in una botte di quercia. E poi cucinati da me, grande chef Papyrus. Umano, è tempo di finirla qui. Non ha senso proseguire oltre. Ovviamente li mangiamo. Ne prendi un morso. La tua faccia si contorce istintivamente, il sapore è indescrivibile. Che espressione passionale! Adori davvero la mia cucina. E per estensione, me! Forse più di me stesso! Ah! Oh! No! Io devo fare il doppiatore, ragazzi. No, purtroppo oggi Wither non c'è. E torna un po' tardino, quindi non credo riusciremo a fare FIFA dopo. Penso di chiudere direttamente la live dopo Undertale. Tra l'altro dopo una cosa da farvi vedere, verso metà live o la fine. Umano, adesso mi è chiaro. Provi amore per me. Tutto ciò che fai, tutto ciò che dici. Tutto questo per me. Umano, anche io vorrei che tu fossi felice. È tempo che anche io esprima i miei sentimenti. È tempo che te lo dica. Io, Papyrus. Io... Wow, fa caldo qui dentro, o sbaglio? Oh, diamine. Umano, io... Mi dispiace. Non mi piace allo stesso modo di come piaccio a te. Romanticamente, intendo. Voglio dire, ci ho anche provato. Visto che stavi filtrando con me, ho pensato... Che avrei dovuto uscire con te, e poi il resto sarebbe venuto di conseguenza. Che avrei eguagliato la tua passione per me. Ma, ahimè, io, il grande Papyrus, ho fallito. Mi sento come prima, e anzi, uscendo con te, ti ho solo fatto sprofondare di più. Nell'intensa passione per me. Un'oscura prigione di passione, senza uscita. Come si può fare questo a degli amici? No, aspetta, non va bene. Io non posso fallire mai. Umano, ti aiuterò in questi tempi duri. Continuerò ad essere il tuo grande amico e farò finta che non sia successo niente. Dopotutto, tu sei eccezionale. Sarebbe tragico perdere la tua amicizia. Perciò, dai, non piangere perché non ti bacerò. Anche perché non ho le labbra. Ehi, un giorno troverai qualcuno figo come me. Beh, no, non è vero. Ma ti aiuterò ad adeguarti alla seconda scelta. Niehehehe. Per questo motivo, ragazzi, c'è un dibattito se il personaggio Frisk sia maschio o femmina. Ovviamente, se fosse maschio, si parlerebbe di omosessualità in questo caso, e non credo che l'autore abbia voluto questo, però l'autore stesso ha confermato che il personaggio è fatto in modo asessuato, in modo che possa essere sia un maschio che una femmina, a seconda di quello che si crede. Io, anche per questo motivo di questa scena... Credo proprio sia una femmina, altrimenti non avrebbe veramente senso. Oh, e se mi vorrei rincontrare, ecco il mio numero di telefono. Puoi chiamarmi quando vuoi, platonicamente. Beh,
Devo andare. Niehehe. Cresce, abbiamo finito questa parte di gioco. È inutile far ripartire la musica, tanto adesso usciamo al volo qui. Non è partita neanche questa. Cosa sto facendo? Che cosa ho combinato? Ah, giusto, sì, devo salvare, devo salvare. Quindi facciamo velocemente un salvataggino e andiamo via da questo luogo. In questi momenti, ragazzi, non faccio ripartire le musiche a mano perché non ha senso. Tanto adesso cambiamo aria nel caso si spera parta quella nuova. Questo effetto credo che sia un bug che non è mai stato risolto. Perché secondo me avrebbe dovuto andare via dopo la battaglia. Ok, qui non sta funzionando nulla. Proviamo a cambiare zona. Vediamo se si sistema. Facciamo così al volo. Vediamo se si riesce a sistemare la musica velocemente. No, non sta funzionando. Che c'è? Mai visto un tizio con due lavori? Adesso non la facciamo partire perché tanto fra poco andiamo via da qui. Per fortuna due lavori significano il doppio delle pause normali. Fa un salto da Grilby, vieni anche tu? Yeah, va bene. Se insisti, vedrò di staccare un po' dal mio lavoro. Tanto lui prende la scorciatoia. Di qua, conosco una scorciatoia. Non parte neanche la musica qui, allora la facciamo ripartire noi, nessun problema. Eccoci qua. Scorciatoia niente male, eh? E là, bella a tutti. Ehi, Sans, ciao Sans. Salve Sans, e là, Sansino. Ehi Sans, ma non eri venuto qui qualche minuto fa a fare colazione? Nah, non faccio colazione da più di mezz'ora. Forse intendevi brunch. Mamma mia, che battute. Vieni, accomodati. Vabbè. Ops, fa attenzione dove ti siedi. A volte dei tipi strani piazzano cuscini rumorosi sulle sedie. Ad ogni modo, ordiniamo. Che vuoi? Voglio il panino. Ehi, non sembra affatto male. Grilby, vorremmo due panini. Adesso lui li va a preparare in tipo 0 secondi. Secondo me ce li ha già pronti congelati. Dunque, che ne pensi di mio fratello? È un figo. È certo che è un figo. Saresti come lui se indossassi un completo come quello ogni giorno. Pensa, toglierebbe di dosso quella roba solo se fosse obbligato a farlo. O, beh, almeno se lo lava. E come ciò intendo dire che lo tiene pure sotto la doccia. Eccoli qua. Ecco che arriva il rancio. Vuoi del ketchup? Sì. Allo salute! Incendi il ketchup. Il tappo cade e tutto il ketchup nella bottiglia cade sul tuo piatto. Ops! Lascia sta, tieni, prendi il mio. Tanto non avevo fame. Tanto si gratta le chiappe scheletriche che ha. Comunque, figo no, devi ammettere che Papyrus si impegna. Ad esempio, cerca di unirsi da sempre alla Guardia Reale. Un giorno andò a casa della comandante della Guardia Reale e le implorò di arruolarlo. Ovviamente gli sbatté la porta in faccia, dato che era mezzanotte. Ma il giorno dopo si svegliò e lo trovò lì fuori ad aspettare. Notando la sua dedizione, decise di allenarlo per renderlo un guerriero. Ci stanno ancora lavorando, diciamo. Adesso qua ci racconta un pochino questi piccoli dati che ci servono per la storia. Però non essendo una serie basata sulla storia, leggiamo comunque tutti i dialoghi principali, ma non ci concentriamo molto. Ah già, volevo chiederti una cosa. Questo è molto importante, tra l'altro. Hai mai sentito parlare di un fiore parlante? Sì. Dunque, sei tutto a riguardo. I fiori dell'eco. Notate i cambi di colore delle scritte? Il giallo intendeva Flowey, il fiore che abbiamo incontrato all'inizio. Si trovano un po' ovunque nella palude. Di loro qualcosa e la ripeteranno all'infinito. Che ti pare? Beh, Papyrus mi ha detto una cosuccia interessante l'altro giorno. Ogni tanto, quando non c'è nessuno ai dintorni, compare un fiore che gli sussurra robe. Lusinghe, suggerimenti, esortazioni, previsioni. Strano, eh? Qualcuno sta sfruttando un fiore dell'eco per prendersi il gioco di lui. Vedi di stare in guardia, intesi? Grazie. Cavolo, ho fatto una pausa bella lunga. Non riesco a credere che mi sono distratto dal lavoro per così tanto. Ah, ad ogni modo, non ho il becco di un quattrino. Paghi tu il conto? Sono solo 10.000 G. No, non ce l'abbiamo. Scherzo.
Grilby, metti tutto sul mio conto. A proposito, stavo per dire qualcosa, ma mi sono scordato cosa. Ok, abbiamo finito questa sezione di gioco. Possiamo velocemente ritornare lì dove eravamo prima. Corri, corri, corri. Come on. Amiche, ero lontanino. Vabbè, comunque non è un problema, sta freccetta sempre in mezzo ce l'ho. Io spero che in questo episodio riusciamo ad arrivare da Undyne. Vorrei tanto fare la battaglia di Undyne. Vediamo se ci arriviamo in tempo. Comunque qui non sento neanche il rumore dell'acqua, quindi qualcosa è successo. Almeno quella doveva funzionare. Vediamo se andando avanti si sistema. Assolutamente no. Allora la facciamo partire noi manualmente, nessun problema. Eccola qua. Scusate che faccio un attimo così, ok? Che non vorrei che rimane dopo salvata male. Allora, qui se non sbaglio c'era dentro... Ah, il bastone ci potrebbe servire? Forse sì. Intanto ci equipaggiamo la bandana da duro. Così abbiamo un pochino più di difesa. Dopodiché... entriamo un attimo qua dietro che c'è una stanza segreta col tutù. C'è un tutù posato per terra qui. Lo prendi? Certamente sì. Ricevi il vecchio tutù. E ce lo mettiamo. Ah, però così ci ha tolto la bandana, giusto? Allora, la bandana la depositiamo. Se no ci occupa spazio per niente. Il bastone ce lo teniamo invece. E possiamo... No, questa è la strada per tornare indietro. Ho sbagliato, scusate. Mettiamo un attimo le rocce così non ci invadono. Molto bella sta canzone, l'ho ascoltata poco. Qua si ferma la musica perché c'è la sezione di Undyne. Ciao Undyne, sono qui con il mio rapporto quotidiano. Riguardo quell'umano per cui ti ho chiamato prima. Se ci ho combattuto? Certo, ovvio che sì. Ci ho combattuto valorosamente. Cosa? Riguardo la cattura? Beh, no. Ci ho provato, Undyne, ma alla fine ho fallito. Cosa? Prenderei l'anima dell'umano personalmente. Ma Undyne, non c'è bisogno che lo elimini. Vedi, vedi... Undyne sembra essere un personaggio molto ostile, molto cattivo, ma è veramente molto dolce. Capisco, ti aiuterò come posso. E qua adesso comincia tutta la sezione dell'inseguimento di Undyne. Ovviamente non riesce a vederci perché siamo nascosti nell'erba alta. Spero davvero di riuscire ad arrivare alla sua battaglia, mi piacerebbe molto. Allora, passiamo qui. Ah, intanto c'è lo sgorbio qui. Yo! Hai visto il modo con cui si stava fissando? Era... fichissimo! Sono così geloso! Che hai combinato per ricevere la sua attenzione? Haha! Forza! Andiamo a vederla fare i pezzi... a pezzi qualche cattivone. Questo imbranato cade tutte le volte. Ok, partita da sola la musica, perfetto. Allora, qui molto molto easy, facciamo veloce veloce. Tenterò anche di fare qualche segretuccio, quindi... attenzione. Allora, arrivati qui, a parte le battaglie, allora, con lui, se non ricordo male, bisogna fare contrai, bisogna fare una sfida di muscoli. Contrai bicipite, Aaron contrai il doppio, a mente il vostro attacco. Gara di muscoli? Ok, fletti di più. Questo qua è il suo sudore, tecnicamente. Che schifo. Continua a contrarre, contrai ancora di più, Aaron contrai il triplo, aumenta il vostro attacco. Bene, ma non perderò. Questo qua all'inizio mi dava sempre problemi sto attacco, però in realtà è molto semplice. Contrai bicipite. Aaron contrai fortissimo. Aaron flette muscoli ed è nel vuoto. Ok. Allora, fatemi ricordare il metodo migliore per andare qua sotto. Se non ricordo male,
si lanciano i fiori così. Ricordiamoci che dobbiamo metterli tutti e quattro, se no non valgono, cioè non si attivano. Ricordo... Sì, dovrebbe essere così. Vediamo. Yes. E qui c'è questo fiore dell'eco segreto. Diciamo, non tutti lo sanno che c'è. Non ero proprio pronto per la responsabilità. Questo non so se è Papyrus oppure no. Sono stato uno sformato posato su questa panchina. Lo prendi? Certamente sì. Ricevi uno sformato abbandonato. Allora, qua sono spawnati gli altri fiori. Se non ricordo male, per passare bisogna buttarli da qui. Sono veramente carini questi remix. A fine serie, nei crediti, diciamo, tra virgolette, metterò comunque tutti gli autori e i link ai vari remix che ho utilizzato, perché mi sembra giusto citarli dato che li sto utilizzando per una serie. Ok. Dreen, pronto? Ciao, sono Papyrus. Come ho fatto ad avere il tuo numero, dici? Beh, è stato facile. Ho chiamato ogni numero finché non ho trovato il tuo. Cioè, vedete quanto è stupido. È pazzo, tra l'altro. Allora, dimmi, che stai indossando? Te lo chiedo per un'amica. Mi diceva di averti visto indossare un vecchio tutù. È vero? Stai davvero indossando un vecchio tutù? Come le rispondi? Beh, gli diciamo la verità, sì. Allora stai indossando un vecchio tutù, capito? Baci baci, ci sentiamo. Clic. Allora, qua non leggeremo tutti i fiori, andiamo avanti molto molto velocemente. Allora, questo qua, se non sbaglio, bisogna fare pulisci. Chiedeti l'ava di pulirti, inizia a salterare tutto eccitato. Verde vuol dire pulito. Questi qua ci curano anche, quindi non sarebbe male prenderli. Ok, possiamo risparmiarlo e via. Qua c'è una piccola stanzina. No, non era qui la stanza segreta? Ah no no no, più avanti, niente, chiedo scusa. Mannaggia, ho perso tempo, fortuna che questi si risparmiano veloci. Andiamo, andiamo. Qui ci sarebbe tutta la storia della guerra tra umani e mostri. Io vi invito a seguire una serie Lore True. E vi consiglio il canale di Sabaku no Maiku per questo, che se mi ricordo metto in descrizione il primo episodio della sua serie, perché io, come detto, non mi concentrerò sulla storia. Sarà una serie molto veloce, faremo una True Pacifist e una Genocide. Qua adesso rincontriamo la nostra cara amica Undyne, di cui dobbiamo scapparli. Molto molto semplice, basta schivare all'ultimo. Mannaggia, come mi ha preso? Dobbiamo schivare un po' con attenzione qui perché non è semplicissimo. Ok. Purtroppo a volte partono un po' a caso e ti prendono a prescindere. Quindi basta dare un colpetto di freno ed è easy. Ok. E qua siamo scappati. Purtroppo questa musica non c'era un remix, mi spiace. Bevo un goccio d'acqua, chiedo scusa. Ta-dan! E c'era di nuovo Monster Kid. Lui ovviamente sta seguendo Undyne perché è il suo idolo. Lui da una parte credo che vorrebbe vederci catturato. Dall'altra invece non so, non ne sono molto sicuro. Perché comunque è un bambino, cioè molto puro di cuore. Io, l'hai visto? Undyne, mi ha appena toccato! Non mi laverò più la faccia! Caspita, che sfortuna che hai avuto! Ti sarebbe bastato stare leggermente sulla sinistra. Io, non preoccuparti, sono sicuro che la incontreremo di nuovo. Lui ogni volta cade, ogni volta. Allora, arrivati qui... Ah, scusate, non ho letto il dialogo. Sapere che un giorno il topo potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo mistico ti riempie di determinazione. Ecco qua, qua c'è Sansi, nostro caro amico. Stavo pensando di cimentarmi nella vendita dei telescopi. Generalmente per usare questo telescopio premium faccio pagare 5.000 G. Ma visto che ci conosciamo, puoi usarlo gratis. Allora, che mi dici? Usa il telescopio. Ovviamente lui l'ha verniciato.
Non sei soddisfatto? Non ti preoccupare, ti rimborserò fino all'ultimo centesimo. Usi lo scrigno? Sì. Cosa possiamo mettere via? La crostata sicuramente la mettiamo via per il momento. Qui invece c'è... Esatto, questo luogo qui. Però non parte la musica che dovrebbe esserci in questo luogo, ovvero questa. La mettiamo noi, non c'è nessun problema. È una cosa per carte fredde... È una cassa per carte fredde, adesso è vuota. Ho trasferito la mia bancarella, ancora non ci sono clienti. Fortunatamente ho pensato a una soluzione. Carte fedeltà. Ogni volta che compri un gelieto, puoi prendere una carta fedeltà dalla cassa. Se ne possiedi tre, puoi scambiarle per un gelieto gratis. Di sicuro invogliano i clienti a tornare. Gelieto, è la delizia ghiacciata che ti scalda il cuore. Adesso soli 25G. Certo. Superbo, eccoti qui. La tua carta è nella cassa. Ricevi il gelieto. Vabbè, la carta lasciamo... Vabbè, la prendiamo. Carta fedeltà, no. Però ci occupa spazio. 25. Allora, riutilizziamo la cassa. Che tanto è qui, la mettiamo via. Ok. E andiamo avanti. Oh, fatemi ricordare bene la strada. Di lì c'è lo shortcut, quindi è inutile. Dai. Che poi non c'è qui questa musica. Qui c'è ancora l'altra. O no? Non ricordo sinceramente. Vabbè, facciamo finta di niente. Dream, pronto? Ciao, sono Papyrus. Ti ricordi quando ti ho chiesto cosa stessi indossando? Beh, la mia amica che voleva saperlo, la sua opinione di te è molto... assassinosa. Ma scommetto che lo sapevi già. E dato che sapevo che lo sapevi, gli ho riferito a ciò che mi hai detto tu. Un vecchio tutù. Perché sapevo che di sicuro... Dopo una domanda tanto sospetta, ti saresti ovviamente cambiato. Sei proprio intelligente. Così tu sei in salvo. E io non ho mentito. Nessun tradimento di fiducia. È facile essere amici di tutti. Oh, però c'era un'altra strada che ci portava ad un oggettino, quindi... Ok. Aaron ti... incontrai. Allora, qua facciamo molto velocemente. Purtroppo, nelle Pacifist... Si perde un pochino di tempo con i combattimenti a vuoto, diciamo, perché comunque dobbiamo risparmiarli. Ok. E lui adesso se ne vola via. Perfetto. Andiamo avanti. Se non ricordo male, qui c'era... Ok, qua dentro. Sono un paio di scarpe a ballerina, le prendi? Certamente che sì. Oh, fatemi vedere, queste dovrebbero essere assolutamente migliori della nostra arma, quindi ce le mettiamo. Scusate la freccetta. Infatti non c'era questa musica, adesso è partita per non so quale motivo. Facciamo finta di niente, scusate. Un casino sta serie, perché devo farlo in diretta. Andiamo avanti. Siamo veramente a buon punto, dovremmo arrivare tranquillamente da Undyne. Senza nessun problema. Tra l'altro... stavo pensando di portare in contemporanea ad Undertale, dato che c'è il un paio di giorni liberi ancora che non faccio nessun gioco specifico, di portare... Ah, questo qua è uno dei mostri più belli di Undertale, secondo me. Di cominciare anche Evoland 2. Però adesso devo vedere un attimo come organizzarmi. Guardate che kawaii. Ehi, laggiù, ho visto che stavi qua. Io sono Onion-san, capito? Poverino. Sei a cascate, eh? È molto bello qui, eh? Ti sta piacendo, eh? Sì, anche a me. È il mio posto super preferito. Guardate che carino. Anche se l'acqua qui sta diventando così bassa, mi tocca stare a sedere tutto il tempo, ma... Ehi, va bene così. Sempre meglio che trasferirsi in città e vivere in un acquario affollatissimo, come è successo a tutti i miei amici. E l'acquario è strapieno, comunque, perciò... Anche se lo volessi io... Ma va bene così, capito? Andai risolverà tutto quanto, capito? Me ne andrò da questo posto e vivrò nell'oceano, capito? Ehi, senti, qui la stanza finisce. Ci vediamo in giro, stammi bene. A cascate! Eccoci qui.
Ah, questa battaglia è obbligatoria. Questa qua dobbiamo canticchiare. Canticchia qualcosa di triste. In sirena segue la melodia. Si re, si re, mi mi. Ok. Se non sbaglio, esatto, possiamo subito risparmiarla. In alto c'era il pianoforte. Fatemi vedere se me lo ricordo già. No. Aspettate. No. Eccolo qua. Basta, mi sono ricordato a memoria. Tanto questa canzone è molto importante ai fini di trama. Adesso la faccio un pochino meglio. No, porca miseria. Vabbè, non la posso fare tutta. Comunque la sentiremo molto presto. Questo che è niente è una stanza troll. È un artefatto leggendario. Lo prendi? Qualsiasi cosa gli si dice, troppi oggetti con te. Se andiamo a vedere, siamo pieni. Aspettate, cosa butto? Cosa butto? Butto il guanto, non credo ci servirà più, quindi. Ok. Lo prendi? Stai trasportando troppi cani. Ovviamente adesso lui ci ha dato il cane fastidioso che è Toby Fox. Se lo lasciamo. No, non è partita la musica? Non è partita la musica. Ve la faccio ascoltare, ma peccato che non è partita. Purtroppo non so per quale arcano motivo non parte. Comunque questa. Posso, basta. Queste qua sono le versioni remixate, ragazzi, eh. Tanto come ho detto a fine live, vi lascio tutti i link in descrizione, nei crediti, eccetera, eccetera. Quindi le potrete ascoltare tutte, anche quelle che purtroppo non partono da sole per non so quale motivo. Oh, qua parte la musica del carillon. È stato, le strutture della sua base sembrano asciutte. Allora, questo qui sarebbe il metodo giusto per scoprire la canzoncina da fare a pianoforte. Prendiamo l'ombrello. E siccome siamo buoni di cuore e ci piove sopra, li mettiamo l'ombrello sopra. Sentite. Dentro la statua un carillon inizia a suonare. Questa qui è la musica. Andiamo. Che siamo veramente, veramente a buon punto. Eccoci qua. Ah, l'ombrello, l'ombrello, fermi tutti. Non sono scordato. La. Ok, ora arriverà anche Monster Kid. Eccolo qui. Yo, hai preso un ombrello? Forte! Andiamo. Questa zona è un po' inutile, diciamo. Ci fa capire molto il carattere di Monster Kid. Caspita, Undyne è così ganza. Prende botte cattivi e non perde mai. Se fossi un essere umano me la farei addosso ogni giorno, sapendo che vorrebbe farmi a pezzi. Ah ah. Lui ovviamente non capisce, o forse sì che siamo un essere umano, però è talmente buono che credo che non gli importa. Tanto io non ho mai capito come si va a quel fiore lì segreto. E insomma, una volta avevamo un progetto scolastico in cui dovevamo prenderci cura di un fiore. Il re, dovevamo chiamarlo Signor Dreamur, si è offerto di donare i suoi fiori. Finì col venire a scuola per insegnare alla classe della roba sulla responsabilità. Ciò mi ha fatto venire in mente. Yo, quanto sarebbe fico se Undyne venisse a scuola? Potrebbe picchiare tutti gli insegnanti. Ovviamente, certo. Andiamo a scuola a picchiare gli insegnanti. Forse non picchierebbe gli insegnanti. Lei è troppo ganza per fare mai del male ad un innocente. Non so più parlare stasera, ragazzi. Questa zona è veramente bellissima. Quello lì è il castello di Asgore che si vede in lontananza. Questo qui. Andiamo avanti. Che siamo quasi, manca pochino, arrivati alla battaglia con Undyne. Mettiamo via l'ombrello. Certamente. E parliamo con lui. Yo, questa esplosione è troppo ripida. Yo, vuoi vedere Undyne, giusto? Sali sulle mie spalle.
là. Eccoci qui. Io, tu vai avanti, non preoccuparti per me. Trovo sempre un modo per passare. Vabbè, ovviamente potevi calarti, ti tiravo su con la mano, ma... Mi trovo le strade alternative. Il dolce suono di un lontano carillon ti riempie di determinazione. Questo qua, tra l'altro, un indizio del carillon là dietro. Ora qua abbiamo un bel inseguimento con Undyne. Non ricordo la strada, quindi potremmo avere qualche difficoltà a farlo il primo tentativo. Ok, stiamo attenti. Tanto è veramente difficile farsi colpire nelle prime fasi, però andrà sempre più veloce man mano che passa il tempo. Il problema adesso è ricordarsi la strada. Se non ricordo male è questa. Ancora più in giù, qui. Ok, non era questa. Mannaggia. Mamma mia, ho scrivuto tutto, bravissimo. Quale caspita era la strada? Non me la ricordo proprio. Il problema è che qua andrà sempre più veloce e sarà un casino a breve. Vedete quanto va veloce adesso? Era di qua, era. Porca zozza. Ho perso un po' di tempo. Fa niente. Ci dovremmo riuscire lo stesso. Il problema sarà... da adesso in poi, perché comincia ad essere un po' stretto. Ok, siamo arrivati. Qua si può schivare molto più agilmente. Dai, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Volevi fregarmi, invece no. Eccoci qui. Ora dobbiamo tornare indietro e partirà un evento. Eccolo qui. Vedete, lei ci vuole effettivamente uccidere, però non ci attacca direttamente. E questo penso sia per il fatto che comunque non è cattiva. Sembrava che il rumore provenisse da qua giù. Oh, hai fatto una bella caduta. Sembra... va tutto bene. Ecco, alzati. Questo qua, ragazzi, è un ricordo di Kara, il primo umano che cadde nell'underground. E questa è la voce di Azriel. Faccio spoilerini. Kara, eh? È un bel nome. Io mi chiamo Azriel. Noi lo sappiamo perché abbiamo già fatto il gioco. Ok, allora, qui c'era un pezzo di discarica con cui interagire che ci dava qualcosa. Mannaggia, mi dimentico di leggervi. Aspettate, eh. Essere parte di inutile robaccio ti riempie di determinazione. Ah, si è saltato tutto il resto, peccato. Se non ricordo male era qui. No. Qui. No. Qui. No. Niente, mi sa che non me la ricordo. Comunque, ignoriamo questo qui. Questa adesso sarà una bella boss fight. E ricordiamoci che dobbiamo sempre fare pietà. Mercy. Fuggire via è tipico di te. Io sono un fantasma che vive dentro un pupazzo. Anche mio cugino vive dentro un pupazzo. Finché non arrivassi tu. Quando ci hai parlato, pensavo volessi farti una chiacchierata. Vi ricordate il manichino che mi avevo incontrato all'inizio? Quello lì. Ma le cose che hai detto, orribili, spaventose, inconcepibili, l'hanno spaventato via dal suo manichino. Umano, spaventerò la tua anima fuori dal tuo corpo. Questo qui è il Mad Dummy. Allora, se non sbaglio, dobbiamo continuare a parlarci. Perché non li va di chiacchierare, nessuno ne sembra felice. Questa battaglia dura un pochino, quindi bisogna avere un po' di pazienza per affrontarla. Ok, dobbiamo farlo colpire dai suoi stessi attacchi magici. Ehi, tu, fa finta che non abbia detto niente riguardo alla magia. Noi continuiamo a risparmiare. Ti sconfiggerò e ti prenderò l'anima. Questo è molto semplice. Purtroppo, finché non partono l'attacco in su, non possiamo colpire a lui. Ok.
Userò la tua... non ho fatto in tempo a leggere, chiedo scusa. Purtroppo sono talmente abituato a saltare i dialoghi perché li conosco a memoria. Ok. Starò nella vetrina di un negozio elegante. Aia. Ai. Ok. Fa poco male, per fortuna. Tutto ciò che voglio sarà mio. Tanto è molto molto carina la musica del Mad Dummy. È un misto tra quella in Upstablook e quella di... e di Maffet. Sì, penso che questo serve a vendicare mio cugino. Cosa molto semplice. Ok. Com'era che si chiamava? Attenzione. Colpisce? Yes. Vabbè. Arriva? Ok, pelo. Inutile. Molto easy da schivare, come vedete. Ehi, ragazzi! Stupidi! Ricordate quando vi ho detto di non sparare verso di me? Beh, falliti! Siete licenziati! Vi rimpiazzo tutti quanti! Adesso assisterà al mio vero potere, affidarsi a gente che non fa schifo. Pupazzi robot, dardo magico! Che funziona nello stesso modo, però è un po' più difficile mandarli in su. Pupazzi robot, provate ancora! Mannaggia, oh, tutti me li sono presi. Questo ha fatto male. Allora, così. Mannaggia. Andate in su? Ok. Dobbiamo curarci, usiamo il gelato. Questo è l'attacco finale. Attenzione. Vabbè, ho preso un sacco di botte. Vai su. Mannaggia. Che dai, l'hanno sfiorato. Impossibile. Questi qua sono anche peggio di quelli altri. Chi se ne importa? Non mi servono degli amici. Ho dei coltelli. Cioè, ero completamente impazzito. Ho finito i coltelli. Ma non importa. Non puoi ferire me ed io non posso ferire te. Rimarrei a combattermi per sempre. Per sempre. Pazzito completamente. Questo qui, ragazzi, è Napstablook che è venuto in nostro aiuto. Che cavolo è questa? Pioggia acida? Oh, al diavolo, me ne vado. Finita la battaglia con il nostro caro amico Napstablook che ci ha dato una mano. Scusa, vi ho interrotti, non è vero? Non appena sono arrivato, il tuo amico se n'è andato. Oh no, sembrava che vi stesse divertendo. Oh no, volevo solo fare un saluto. Oh no. Cioè, lui è sempre perennemente tristissimo. Beh, adesso me ne andrò a casa. Oh, se ti va di accompagnarmi, fai pure. Ma nessun obbligo. Capisco se hai degli impegni. Va bene, nessun problema. Era solo un'offerta. Ovviamente noi non andremo a casa sua perché... diciamo che non ci interessa molto. Ehi, casa mia è quassù. In caso volessi vederla. O nel caso tu non voglia. Allora, mi sono dimenticato di leggere. Senti una tranquillità rassicurante. Ti riempi di determinazione. Allora, di qua c'è lo shortcut per tornare indietro che non utilizzeremo. Di qua c'è casa di Undyne. Col Mad Demi che è lì. Questa è casa in Astablook, per il momento non ci interessa, qui ci sarebbe la gara di lumache. Noi invece proseguiamo tranquillamente. Non partono le musiche come al solito, ma non c'è nessun problema. Perché da 96 risolve le cose in diretta se trova la musica. Ok. Allora, tu vendevi... questo che possa essere... potrebbe essere molto utile nella battaglia di Undyne. Non qui però. Oh sì? Vabbè, ne compriamo uno comunque. Ok. Possiamo tranquillamente uscire. Facciamo partire la musica giusta.
Eccoci qua. Allora, usi lo scrigno. Mettiamo via. Il bastone per adesso non ci serve. E basta. Direi che possiamo tranquillamente avanzare. Siamo praticamente alla boss fight, ragazzi, quindi adesso faremo una bella boss fight. Dopodiché ci saluteremo. La live odierna durerà molto meno del solito. Oh, qua bisogna fare tutto il giro del Menga per niente, perché subito dopo ci farà tornare indietro. Ok. Qui vedete che si è attivata l'altra strada, su. Oh, abbiamo trovato Tammy. Nemico speciale Tammy compare per sconfiggerti. Se non sbaglio bisogna dargli dei cereali. Tammy vuole solo i cereali. Tammy, no, così affamata. Muore. Questo qua non lo trovo quasi mai come nemico. Non ricordo. Forse bisognava parlarci. Saluti Tammy. Oi, sono Tammy. Oi, I'm Tammy. Purtroppo non essendoci l'inglese si perde qualcosina, eh. Però diciamo che rende molto anche la lingua italiana. Veramente complimenti agli autori della traduzione, perché hanno fatto un bellissimo lavoro. Eccoci qua. Abbiamo finito la strada. Ora potremmo andare al villaggio dei Tammy. Quindi fatemi ricordare la strada prima di tutto. Non era di qua, già ho sbagliato. Qua la luce va via dopo un po', quindi ci dobbiamo dare una mossa. Ok. Vabbè, facciamo così velocemente. Perché non l'ha fatto risparmiare? Imito. Wow! Ah, giusto, questa non è la gelatina, quella normale. Oh, scusate che... Ok. Se non sbaglio bisogna abbracciarla. Abbracci gelatona, diventi appiccicaticcio, la tua velocità diminuisce. Non ricordo come si uccideva. Eh sì, che era abbastanza semplice, tra l'altro. Cioè, come si uccideva, come... Forse era disabbraccia? Ah, ok, sì. Forse era questa. Mannaggia, quante botte mi sto prendendo. Giusto? Yes. Ok. Allora, riprendiamo qui perché si sta spegnendo la luce. Se non ricordo male, c'era una strada segreta non qui, ma qui. Non si è attivata. Perché non si è attivata? Era qui? Forse... non lo so, ogni tanto non si attiva. Vabbè, tanto il villaggio di Tammy non è assolutamente fondamentale. Possiamo tranquillamente avanzare senza problemi. Prima che si spegne la luce, magari. Ok. E siamo arrivati alla boss fight. Siamo arrivati. Allora, facciamo prima il tilavo. Facciamo pulire. Perché quell'altro abbiamo bisogno di un po' più di turni. Ok. Sto morendo. Non mi voglio curare. Però se moriamo è un casino. Speriamo bene. Ok. Mannaggia. Per prendere la cura ho rischiato. Ora questo, finché fa il sudore, non dovrebbe essere un problema. Ok. Ora, devo stare molto attento che se ci colpisce è finita. Ce la possiamo fare. Ok. Ok, fatta. Oh là là. Andiamo. Eccoci qui. Siamo praticamente arrivati alla boss fight. Qua la musica normalmente si stoppa.
tutto molto scuro, ma proseguendo qui in fondo c'è un fiore, dietro di te. Ovviamente c'è Undyne che ci ha trovato. Ma chi apparirà secondo voi? Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re Asgore Dreamer, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore potrà finalmente infrangere la barriera. Riuscirà a riconquistare la superficie agli umani e restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima. O la strapperò dal tuo corpo. Vedete, lei, come ho detto, l'istinto di ucciderci ce l'ha. Undyne, ti aiuterò a combattere! Yo, ce l'hai fatta! Undyne sta proprio di fronte a te. Hai dei posti in prima fila al suo combattimento. Il problema è che deve combattere me. Un momento. Contro chi sta combattendo? Ovviamente sta combattendo contro di noi. Noi siamo... Per quello dico, non si capisce se lui intuisce le cose oppure no. Non è intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Bene ragazzi, siamo arrivati alla boss fight. Come vedete si è aperto il percorso qui che prima non c'era. Tra l'altro con tutti i fiori si sarebbe aperto quello segreto. Io mi ricordo che c'era un salvataggio qui però. Non c'è più? Ah no, dopo, appare dopo, giusto, perché adesso non la dobbiamo affrontare immediatamente. Io! Mi sono confuso con la Genocide. Io, lo so che non dovrei trovarmi qui, ma vorrei chiederti una cosa. Caspita, è la prima volta che chiedo una cosa del genere. Io, tu sei un essere umano, giusto? Caspita, lo sapevo! Vedete, non... Sembra stupido, ma non lo è. Beh, lo so adesso, voglio dire, Undyne mi ha detto... sta lontano da quell'umano, quindi ecco... immagino che ciò faccia di noi dei nemici o qualcosa del genere, ma non sono bravo ad esserlo. Io, diresti qualcosa di cattivo così che possa odiarti? Per favore. Assolutamente no. Io, cosa? Quindi devo pensarci io? O la va o la spacca. Io, tu... mi fai schifissimo. Caspita, sono... sono davvero una carogna. Io me ne andrò a casa adesso. Vedete, lui è molto... cioè, vuole essere nostro amico, però non può. Io... aspetta, aiuto, sono inciampato! Ovviamente noi aiutiamo lui. Assolutamente. Io, senti un po', se hai cattive intenzioni nei suoi confronti, dovrei affrontare me prima. Vedete, Undyne comunque sta cominciando a capire qualcosa, che forse non siamo delle così brutte persone. Se n'è andata, io, mi hai proprio salvato la pelle, immagino che non potessimo davvero essere nemici, ci toccherà essere amici invece. Caspita, dovrei davvero tornare a casa, scommetto che i miei genitori sono preoccupatissimi. Ci becchiamo! Ok, ora, tornando indietro, dovrebbe essere apparso il salvataggio. No, perché appare dopo, giusto? Mi continuo a confondere con la Genocide. Ho giocato più la Genocide che la Pacifist, quindi... questo è il dilemma. Eccoci qua. Ragazzi, siamo arrivati alla magica boss fight con Undyne. Sette anime umane e Re Asgore diventerà un dio. 6. E quante ne abbiamo acquisite finora? Capisci? Con la tua settima e ultima anima, questo mondo verrà trasformato. Prima però, come usanza per coloro che riescono ad arrivare fin qui, ti racconterò la tragica storia del nostro popolo. Tutto iniziò molto tempo fa. No. Sai cosa ti dico? Al diavolo! Perché dovrei raccontarti quella storia? Quando stai per morire? Tanto si toglie l'elmo e fa vedere che è una donna. Tu stai intracciando le speranze e i sogni di tutti quanti. Dai libri di storia di Alphys pensavo che gli umani fossero fichi.
con i loro enormi robot e i loro eleganti spadaccini. Ma tu? Parli di un po' di anni fa? Ah no, lei parla degli anime, giusto, giusto. Ma tu? Sei semplicemente vile. Nasconditi dietro quel ragazzino solo per poter sfuggirmi. Per non parlare dei tuoi modi perfettini da rammolliti. Oh, sto proprio cambiando il modo abbracciando sconosciuti. Lo sai cosa sarebbe ancora più utile a tutti quanti? Che tu crepassi! Proprio così. Umano, la tua stessa esistenza rappresenta un crimine. La tua vita è tutto ciò che si frappone tra noi e la libertà. In questo istante posso sentire i cuori di tutti battere all'unisono. Tutti aspettavano questo preciso momento da tutta la vita. Ma non siamo per niente agitati. Quando tutti uniscono i propri cuori, non esiste sconfitta. E adesso... Umano, ora è ora di finirla, qui e adesso. Ti mostrerò quanto i mostri possono essere determinati. Fatti avanti quando vuoi iniziare. E qui c'è il salvataggio. Il vento sta soffiando, ti riempie di determinazione. Andiamo. Eccoci qua, dunque. Basta fuggire. Eccomi! Ti prego, non mi dica che non parte la musica. Engard! Oh, sì che parte. Andai in attacca. Noi ovviamente non dobbiamo attaccarla. Finché sei verde non puoi scappare, a meno che tu non impari a guardare in faccia il pericolo. Non resisterai un secondo contro di me. Tanto la battaglia di Undyne, secondo me, è la più bella del gioco. Perché quella di Sansa è difficile, però Undyne the Undying è veramente stupenda. Noi la sfidiamo. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili, i colpi diventano più rapidi. Non male, che ne dici allora di questo? Così almeno vanno un po' più veloci e finiamo prima. Per anni ho sperato in un lieto fine. Molto molto semplice la sua battaglia, ragazzi. E adesso la luce del sole è così vicina. Poi diventerà più complicata, eh? Però penso di riuscire a farla al primo tentativo. Non lascerò che tu ce la porti via. Ah, basta con il riscaldamento. Mannaggia, mi sto sbagliando. Vabbè, fa niente, può capitare. Pietà, ha, ancora non posso credere che tu voglia risparmiare me. Questo attacco semplice, semplice. Cioè, dopo aver fatto Undying the Undying, questo è veramente nulla in confronto. Ma anche se io risparmiassi... Ah, giusto, ora possiamo fuggire. Dopo me ne ero dimenticato. E adesso siamo di nuovo verdi. Mannaggia, ho sbagliato. Nessuno mai è mai andato oltre Asgore. Ok. Onestamente, non ho fatto in tempo a leggere. Non me lo ricordavo. Usiamo il cerottino. Ok. Quindi smettila di essere così resistente. Ok. Ah, mi ero dimenticato di schivare, che stupido. Fuggiamo. Quando siamo rossi possiamo sfuggire per andare avanti nella trama. Vedete, la battaglia ricomincerà ogni volta che ci prende. L'ultima volta che mi sfuggi. Alphys mi ha detto che gli umani sono determinati. Questi me li ricordo molto bene. Adesso capisco che cosa intendesse. Là. Mi concentro un attimo, ragazzi, non parlo moltissimo, sennò finisce molto facilmente. Rischio, eh? Determinata a finirla proprio ora. Mannaggia. Ok. Proprio ora. Ok. Potremmo morire, quindi occhio. Proprio ora. Non mi rispondo. Haha. Pericolosa sta cosa. Utilizziamo il cancan. È usato la cancanella. Ma vuoi crepare, piccola peste? Quanto li odio sti cose, io non li ho mai capiti. Mi confondono. Mi mandano il tilt il cervellino. Sfuggiamo.
Oh, se non ricordo, c'era. No, una volta dobbiamo ancora farla. Smettila di scappare. E invece, perché esatto, abbiamo già fatto tutta la battaglia, quindi possiamo andarcene direttamente. Non mi sembra il momento giusto, Papyrus. Ehi, come va? Senti, stavo pensando tu, io e Andain dovremmo uscire insieme ogni tanto. Sono sicuro che sareste ottimi amici. Perché non ci incontriamo a casa sua più tardi? Click. Dobbiamo farcela. Dai, ok. Tanto c'è Sansa che dorme. Qua Andain è in armatura e fa molto caldo perché c'è la lava. E qua gli daremo il colpo di grazia per fargli capire che siamo buoni. Armatura troppo calda, ma non posso arrendermi. Ovviamente siamo buoni, prenderemo un bicchiere d'acqua. Sì, è peso il bicchiere d'acqua. Vedete, ce l'abbiamo anche in mano. Dell'acqua d'Andain, certamente. È veramente. Quando si fa la Genosei della prima volta, dopo aver conosciuto bene tutti i personaggi, è veramente un colpo al cuore doverli uccidere tutti. Però, per esperienza, secondo me va fatta almeno una volta. Vedete che se ne va. Allora, andando avanti, c'è il salvataggio. Oltre che le due guardie che ritroveremo più avanti, non ho letto. Vedere uno strano laboratorio in un posto come questo ti riempie di determinazione. Io direi che arriviamo a Metaton, che è qui, e poi ci salutiamo per oggi. Andiamo avanti. Su, su, su. Arrivati qui, apparirà Alphys. Guardate che bevo un goccio d'acqua. Oh mio Dio! Non mi aspettavo che arrivassi così presto. Non è partita la musica del laboratorio, quindi scusate un secondo. Eccoci qua. Non mi aspettavo che arrivassi così presto. Non mi sono lavata, sono vestita male. È tutto in disordine e. Buondì, sono la dottoressa Alphys. Sono la scienziata reale di Asgard. Scusate, ragazzi, sono impalato un attimo il gioco. Ma. Ah, sono una dei tizi cattivi. In effetti, da quando sei uscito dalle rovine, io. Ho osservato il tuo viaggio tramite la mia console. Le tue battaglie, le tue amicizie, tutto. All'inizio volevo fermarti, ma guardare qualcuno da uno schermo ti fa davvero tifare per lui. Quindi. Ah, ora voglio aiutarti. Con la mia conoscenza posso facilmente guidarti a Roventerra. Ecco, i nomi dei luoghi io li avrei lasciati originali, sinceramente. Conosco una strada diretta per il castello di Asgard, come per i nomi. Beh, in effetti, c'è solo un minuscolo problemino. Tempo fa ho costruito un robot chiamato Metaton. Originariamente l'avevo costruito per essere un robot da spettacolo. Sai, tipo una stella televisiva robotica o qualcosa di simile. Comunque, di recente ho deciso di renderlo più utile. Sai, giusto qualche piccola pratica aggiustatina. Qualcosa come. Funzionalità da battaglia antiumano? Ovviamente, vedendoti arrivare, ho subito deciso che dovevo rimuovere quelle funzionalità. Sfortunatamente, potrei aver fatto un erroruccio microscopico nel lavoro. Ora è una inarrestabile macchina assassina con sete di sangue umano. Ma, con un po' di fortuna non lo incontreremo. E invece. E invece, chi mai starà arrivando? Hai sentito qualcosa? Oh no! Ovviamente, ragazzi, è proprio lui. Oh sì! Benvenuti, bellezze. Al quiz show di oggi. Oh sì, posso confermare che sarà uno show fantastico. Tutti quanti fate un caloroso applauso al nostro fantastico concorrente. È la tua prima volta, tesoro? Nessun problema, è semplice. C'è solo una regola. Devi
Risponde correttamente oppure muori. Metaton ti sta attaccando. Noi ovviamente lo dobbiamo risparmiare. Iniziamo con una domanda facile. Guardate bene Alphys qua sotto di me. Qual è Pemos, se rispondi correttamente? Vedete che con le dita ci fa il simbolo della risposta a cui dobbiamo rispondere. Ecco il tuo magnifico premio. Qual è il nome completo del re? Vabbè, questo non serve neanche guardare. Corretto. Sbagliato. Adesso basta parlare di te. Ora tocca a me. Di cosa sono fatti i robot? Era metallo e magia. Troppo facile per te, eh? Ok, mi imita. Ecco un'altra facile per te. Di... Magnifico, sono sbalordito, gente. Non contare sulla tua vittoria. Quante mosche ci sono in questo barattolo? Rispondiamo a... Corretto, che fortuna che hai oggi. Beh, fortuna... Facciamo un gioco di memoria. Che mossa è questo? Ovviamente è Metaton. Sono lusingato che te ne sei ricordato. Ma riesci a indovinare questa? Baceresti un fantasma? Certo che sì. Ottima risposta, l'adoro. Eccone una semplice. Quante lettere ci sono nel nome Metaton? Ovvio che era facile per te. È il momento di tirare per l'artiglieria pesante. Nel dating simulator Mew Mew Kissy Cutie, qual è il cibo preferito di Mew Mew? Oh, questa lo so, il gelato alla luna. Nel quarto capitolo vanno tutti in spiaggia, le compra il gelato per tutti i suoi amici, ma è il gusto lumaca e lei è l'unica a cui piace. È una delle mie parti preferite del gioco, perché in effetti è un messaggio davvero potente sull'amicizia. E... Alphys. Non starai mica aiutando il nostro concorrente, vero? Oh, me lo avresti dovuto dire. Farò una domanda, di cui sicuramente sai la risposta. Perché è una cotta la dottoressa Alphys? Visto, Alphys? Te l'ho detto che era ovvio. Lo hai capito pure l'umano. Sì, scarabocchia il suo nome ai margini dei suoi appunti. Chiama le variabili dei suoi programmi come lei. Scrive persino storie di loro insieme, vivendo assieme. Probabilità che abbia una cotta 101%. Margine di errore 1%. Bene, bene, bene. Con la dottoressa Alphys che ti aiuta, lo show non ha un'atmosfera drammatica. Non possiamo andare avanti così. Ma questa era solo la prima puntata. Nella prossima più drammi, più storie d'amore, più spargimenti di sangue. Alla prossima, tesori. Lui parte col razzo, ovviamente. Ok. Beh, è stato sicuramente interessante. Bene ragazzi, io direi che possiamo tranquillamente andare avanti. Aspetta. Lascia che ti dia il mio numero di telefono, così magari se ti serve aiuto potrei... Dove hai preso questo cellulare? È tipo vecchissimo! Non puoi nemmeno messaggiare. Aspetta un secondo, per favore. Ovviamente, ci sta modificando il telefono. Ecco, l'ho migliorato un po'. Puoi messaggiare, gestire oggetti. Ho messo un portachiavi, ti ho anche registrato nel social network numero 1 del sottosuolo. Ora siamo ufficialmente amici. Vado un attimo in bagno. Tanto questo ragazzi si scoprirà verso la fine della Pacifist, nella True Pacifist, che in realtà non è un bagno. Ok, se non ricordo male dovrebbe esserci... Adesso tutte queste parti dei messaggi le saltiamo perché ci tartassa veramente tantissimo e non dice niente di utile. C'era un salvataggio? Non c'era un salvataggio? Non ci ha fatto fuggire. Però io non vorrei fuggire, quindi... Era braccia? Sì. Ok. Allora, torniamo indietro ragazzi a spunto di salvataggio così possiamo salutarci. Mo ci tocca fa così e fa così.
No battaglie? Ok. Tanto non era neanche partita la musica, quindi facciamo finta di niente. Il salvataggio purtroppo è qua fuori, quindi ci vuole un attimino. Adesso ragazzi, a fine live vi faccio anche vedere una cosa. Su, su. Eccoci qua. Perfetto, possiamo chiudere Undertale. Andiamo un attimo in webcam. Eccoci qui. E purtroppo però è un casino. Perché non posso farvelo vedere. Comunque, se mi sposto. Ok. Vedete là dietro? Che c'è un altro computer? È PC da streaming. È praticamente pronto. Doveva arrivare oggi il processore, che è l'ultimo pezzo che manca. Poste Italiane, non si sa perché non l'ha consegnato, nonostante fosse scritto in consegna, chiaramente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per aver seguito anche questo secondo episodio. Ci vediamo domani sempre alle ore 20, magari facciamo una live anche pomeriggio con Wither sul pacchetto di Minecraft. Quindi da ThePlayer96 è tutto. Ciao a tutti.